Mister Alfonsi, vittoria per 2-1 in casa del Frosinone, qualificazione in semifinale, primo tempo equilibrato, però poi ha subito il gol dello svantaggio. Ripresa il Frosinone, ovviamente prima parte del secondo tempo ha avuto diverse occasioni, voi siete stati invece bravi a sfruttare insomma, ripartenze, poi avete trafitto il Frosinone sempre alla stessa maniera. Sì, il primo tempo equilibrato, secondo me, poi caratterizzato da forse, allora, i ragazzi sono giovani, no? Primo anno di agonismo, e quello che mi sono raccomandato poi negli spogliatoi, appunto al termine della prima frazione, che secondo me non ci eravamo espressi per quelli che erano i nostri dettami, i nostri canoni, forse un po' troppo timorosi, no? Dell'avversario e dell'importanza della posta in palio. E potevamo fare, secondo me, molto meglio. È uscito fuori un primo tempo equilibrato, caratterizzato dall'episodio del gol su una palla inattiva che loro sono stati molto bravi a sfruttare, appunto, la loro fisicità. E questa fisicità e il calcio, secondo me, è una componente importante. Poi è l'aspetto anche degli episodi, no? Della fortuna ci ha caratterizzato, appunto, l'inizio della ripresa, dove loro in un paio di situazioni hanno avuto buon gioco e hanno avuto un paio di occasioni importanti. Secondo me poi da lì in poi invece abbiamo cominciato a giocare, perché poi i due episodi del gol sono venuti da una circolazione di palla nella zona di costruzione, poi ben rifinita e ben conclusa dai nostri due attaccanti. Contenti e ben felici, appunto, di questo risultato. Potevamo fare, nell'aspetto, no, della partita, no, in un'analisi che possiamo fare, forse un pochettino meglio, però poi la tenacia, la determinazione che ha caratterizzato gli ultimi minuti, insomma, sono molto contento e soddisfatto, e faccio i complimenti al Frosinone, che secondo me ha dimostrato di essere, sia nel campionato che anche in questa partita, una grossa squadra. L'idea adesso, ovviamente, qualificazione in semifinale, però guardando nel complesso, diciamo, la stagione tra la Limaider, dove avete ben figurato, si è arrivati in semifinale in questo torneo, che stagione ampiamente positiva. Io sono contento del percorso fatto e soprattutto di un finale di stagione in crescendo. Due mesi fa eravamo a pari punti con l'Accademia e, guardando il calendario, non eravamo preoccupati, però cominciavamo a essere un po' timorosi, no, di quello che poteva essere il nostro futuro. Da lì in poi forse nella squadra è scoccata qualcosa, no? Il metabolizzare dei meccanismi, anche qualcosa a livello mentale. Abbiamo fatto 7 vittorie nelle ultime 7 giornate e questo è accoronamento. Adesso tutto quello che verrà sarà di positivo. Ci andiamo a fare questa bella esperienza a Trigoria, naturalmente rispettosi dell'avversario, però ce l'andremo. Diciamo, non partite col favore dei pronostici, però quello, secondo, no, te su quali caratteristiche potete puntare contro la Roma, che praticamente bisogna fare, ha vinto quasi tutte le partite che ha giocato in questa stagione. Come è stato nella gara di ritorno in campionato, se ben ricordi, siamo andati, penso, a riposo sul 2-0 per noi. Però con la Roma le gare sono infinite e serve una gara pressoché perfetta. Lì abbiamo sbagliato qualcosina, speriamo di essere, intanto di recuperare tante energie profuse in questa gara, di essere ancora più perfetti e provare a fare uno scherzetto a Alessandro Rubinacci.